Ciao ragazzi, sono Volscente. E perché non salto di gioia? Perché oggi giochiamo sfortunatamente a quel cazzo di gioco che è Outlast. Prima di tutto, comunicazione di servizio: come avete visto il nuovo avatar? Fatemi sapere che ne pensate. L'ha disegnato mia moglie! Quindi non siate troppo cattivi. Seconda cosa, com'è che si metteva sta cazzo di telecamera? Col Hey, wake up. tasto destro. Ragazzi, cercherò di fare una partita quanto più lenta possibile, perché non, perché già sono cagato in mano. Che caspita, premi pulsante sinistro del mouse per raccogliere batteria. E niente, non sono molto loquace quando gioco a questo gioco, chissà perché. C'è niente là, non sembra. Ma perché non voglio giocarlo questo gioco? Perché non voglio andare al buio. Ci sono persone morte senza testa. In che mondo una persona che si vuole bene va in giro per cercare? Intanto abbasso velocemente, provo al volo, il mouse è troppo sensibile. Va a cercare persone morte senza testa per registrare con la videocamera. Che cazzo è? L'enigmista. Oh, bello! Sta riposando, eh. Qua c'è un promemoria che noi prendiamo. Mark of Corf, uffici degli Stati Uniti d'America. Quindi c'è gli uffici degli Stati Uniti d'America. Autorizzazione al sequestro. Numero protocollo quello che è. Riguardante il sequestro di Centro Psichiatrico Mount Massive. Clinica Psichiatrica Markov. Deserto di Mount Massive. Quindi dentro un deserto, strada 112. Va bene, abbiamo. Sappiamo l'indirizzo ora. Siete felici? Vi sentite un pochettino più colti? Secondo le deposizioni giurate presentate al consiglio d'amministrazione della Markov Hardline Security MHS, si ha motivo di credere quanto segue. Vediamo. Si è verificata una catastrofica falla nella sicurezza della clinica psichiatrica, con un imminente pericolo di contaminazione ambientale. Le deposizioni e le testimonianze raccolte sono giudicate attendibili e costituiscono una prova sufficiente a richiedere l'intervento urgente dalla parte dell'MHS affinché l'area venga posta sotto sequestro. Che culo! Con la presente si richiede di garantire all'MHS l'accesso completo a tutte le strutture e di sottomettersi all'autorità dei suoi agenti. Accettando il documento, voi e i vostri parenti in vita rinunciate a qualsiasi azione contro Markov Corp e le sue sussidiarie riguardo il comportamento dell'AMHS e le circostanze che hanno richiesto l'impiego a prescindere dalle responsabilità. Vabbè, ragazzi, la situazione è di merda, c'è stata questa falla e qua sempre lì il nostro amico. L'ha detto al buon umore dell'ospedale psichiatrico. Ora, perché dobbiamo andare a cercare qua dentro? Perché? 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 Andiamo. Questo è vivo, ci farà prendere uno spavento. Mamma mia, io non voglio stare. Non voglio giocare a sto gioco. Facciamo che finisco la serie qua. No, ragazzi, la scorsa volta l'avevo detto. E mi sa che questo sarà l'ultimo episodio. Perché non mi sono ancora spaventato. E sono terrorizzato. Senza essere spaventato. Ha senso, un suo senso. Lo scoprirete, boh, un giorno, che cosa voglio dire. Ok. Cerchiamo di risparmiare questa cazzo di cosa. Che cosa c'è? Un'altra cosa da leggere. Clinica psichiatrica Markov, progetto Wall Rider, Mount Massive con numero protocollo, eccetera, eccetera. Data d'inizio dei consulti, età del paziente 32, sesso maschio, redattore del referto, dottor Rudolf Wernick, annotazioni del dottor Walsh, stato della terapia. Il motore morfogenico si è attestato a circa 2000 parti per milione. Che cazzo sia il motore morfogenico, neanche riesco a pronunciarlo, non si sa. Sì, però c'è qualcosa con forse le sembianze, cambia
metamorfosi, boh, morfos, si consiglia di superare la fase 3 di somministrazione degli ormoni. Che bello. Diagnosi. L'aspirometria ha rivelato accumuli bronchiali di leggera media entità. Le scansioni della risonanza magnetica sono coerenti con i sogni riferiti dal paziente. Note sul colloquio: in seguito alle recenti mutilazioni autoinflitte, si è reso disponibile a tenere legato Walker durante il colloquio. A causa della sua grossa stazza, è stato necessario modificare i sistemi di costrizione. L'estesa eruzione cutanea è coerente con la fallita attività cellulare del motore morfogenico. Afferma che la lacerazione cutanea sulla fronte gli permette di vedere veramente. Minchia. Da ragazzo sembra aver avuto un'esperienza con gli occhi parietali dei rettili Tuatara. Boh. Ha espresso uno stato d'ansia nei confronti della sua carne, soprattutto intorno alle labbra e al naso. Che si sta stavolta. No, mamma mia, ho paura. Sarà necessario ordinare agli assistenti di tenerlo sotto controllo per evitare ulteriori automutilazioni. Mamma mia, cosa si vuole strappare il naso alle labbra. I traumi mentali subiti mentre prestava servizio in Afghanistan ritardano il processo ME. La sua fissazione prevalente amplifica. Prevalente, amplificata dalla terapia, è costituita da un'esagerazione maniacale dei protocolli di sicurezza militari. Ma vaffanculo. Si consiglia di proseguire con i metodi di contenimento fisici e farmacologici. Che culo. Chiudiamo. Ragazzi, avete capito un cazzo? Questo ho capito solamente si vuole strappare le labbra e il naso. Perché è pazzo come la merda. Per sbicciare tieni premuto QE. Il fatto che ci ricordi che per sbicciare bisogna tenere premuto QE vuol dire che molto probabilmente ci sarà qualcosa da dover sbirciare presto. Ok. Lì c'è uno sopra una sedia a rotelle. Porca troia. Se è sulla sedia a rotelle vuol dire che non può camminare, giusto? Guardate che sono belli questi. Ora, io non ci voglio passare da là. Anche perché passando da là, dove si va? Ragazzi, se moriamo, moriamo. Lo spingiamo? Porca troia, io ho paura. Che cazzo c'è là? Qua che cazzo bisogna fare? Oh! Io me ne voglio andare. Me ne voglio andare, me ne voglio andare. Me ne voglio andare. Ragazzi. Io me ne voglio andare. Non ci voglio giocare a questo gioco. Ok. Io non ci voglio andare là. Questo trema. Barcolla. E come cazzo dargli torto? Sono passati 11 minuti di gameplay. Ragazzi, io mi sa che più di 11 minuti non riesco a tenere. Che cazzo c'è qua ora? Ma si può fare mai un ascensore di questo tipo? Non ci voglio passare di là. Oh, porco Dio! Ragazzi, basta per oggi. No. No. No, ragazzi, per oggi è tutto. Quello correva veloce. Che ci fa mia moglie dietro di me? Divorzio. Non capisco se. Io da lì non ci voglio andare. Oh mio Dio. Che cazzo c'è qua? Qua non si può aprire.
Qua non c'è niente. Che cazzo c'è là sotto? Cambiamo sta cazzo di batteria, vaffanculo. Non lo so che cazzo c'è qua. No, si può passare da qua ora? Si può saltare qua? Non si può saltare qua. Io ragazzi là non ci voglio andare. Ma io là non ci voglio andare neanche morto. I'm saying that I don't wanna go there! I have to go. Chi cazzo lo dice che ci devo andare? Don't be scared, No, please. diceva, no, non ti spaventare, mi dice mia moglie. No, perché gioca mio nonno. No, io non ci voglio andare. Non ci si può abbassare. Che c'è là? Che c'è là? Senti. Qua. Tieni, devo andare a aprire la porta. Questo mi salta addosso, è ancora io, vuoi vedere? Witness. Ora lo so che. Questo mi salta addosso, vuoi vedere? No. Ok. E qualcuno ha cagato pesante. Non è questo andrà. Qua che cazzo c'è? Niente. Cazzo c'è qua? Perché devo usare la camera? Mamma mia. Che è sta merda? Questo di qua mi sa che mi salta addosso. C'è la batteria qua. Porco. Look up. Look up on the ceiling. Mia moglie mi dice di guardare in alto. No? Ok. I'm watching the ceiling. What? No, that's no, I just saw something else. Ok, mia moglie mi ha detto di guardare il tetto. Chi ha chiuso sta cazzo di porta? Che c'è qua? Questa si può aprire? No. Ora, io perché cazzo devo riaprire questa porta invece di chiudere il gioco e finire il gameplay qua? Oh mio Dio, ragazzi. Sto andando a farmi tanto di quel male, io lo so. Ti serve una chiave elettronica, ma vaffanculo. Che c'è là sotto? Che cazzo è quella cosa là? Why this guy is there? Perché quello là? Non c'era prima! Sit on the wheelchair. Questo era seduto sulla sedia a rotelle, poi la sedia a rotelle è qua, e questo. Boh. È un bug. A rotelle. Boh. C'è un morto dentro. Che è veramente in vita. Oh. Ora ho paura che qualcosa mi esca dalle spalle. Vabbè, si sporge così. Fa prima. Non possiamo chiudere questa porta. Porco. Troppo delicato ci è andato. Là c'è un cadavere. Oh, è morto senza soffrire.
C'è il telefono che ci irrita. Vediamo di leggere sta minchiata. Non con la videocamera. Vediamo che cazzo dice qua. Jay. Helen Granat, c'è l'email, scrivetele. Esame del progetto Wall Rider. Egregi signori, in attesa del rapporto completo non è necessaria alcuna azione immediata da parte della Markov Corp. I potenziali profitti del progetto Wall Rider rimangono altissimi. Che culo. Le informazioni sui quattro decessi sono talmente ambigue da rendere qualsiasi vertenza impossibile. Se le prove vengono gestite correttamente, ovviamente, perché altrimenti gli sfondano il culo in tribunale. Il progetto War Rider rimane un'iniziativa pericolosa e quasi sicuramente si verificheranno ulteriori decessi. Nonostante questo, come negli altri casi, l'interesse delle famiglie e del governo nei riguardi dei pazienti è talmente scarso da rendere improbabile qualsiasi azione legale. Quindi questi qua prendevano quelli che i reietti della società, quelli senza famiglia o con famiglie proprio che disastrate, e poi facevano gli esperimenti, tanto se crepavano non fregava niente a nessuno. Con l'intensificarsi della terapia con motore morfogenico e l'approssimarsi della produzione dei modelli funzionanti, gli atti di violenza fra i pazienti sono aumentati. Che culo. Comunque, i metodi di contenimento farmacologici si sono dimostrati sufficientemente efficaci per assicurare il controllo e il flusso di, vediamo cosa, di profitti. Distinti saluti, Helen Grant, ufficio stime legali Markov. Quindi questi di qua hanno fatto le loro belle stime legali, le stime di rischio, per vedere se conveniva andare avanti col progetto e eventualmente dover pagare oppure sospendere il progetto, ma gli interessi economici sono troppo alti, e quindi si va avanti, ed è per questo che qua noi siamo a giocare per... Bam, non c'è niente qua dentro. Per smascherare questi so. Ma poi come cazzo? Ora io dovrei aprire questa porta dove è entrato quel tizio. Io ho paura. Non voglio uscire più da qua. Niente. Ragazzi, la security serve questa scazzo di security card. Non è che questo ce l'ha addosso, no? Non gli possiamo dare un pugno, un calcio. Dovrebbero averci una guardia di sicurezza, la security card. Dove cazzo la trovo una di queste carte? Qua non c'è niente. Perché qua c'è tutta la security? Perché cazzo non c'è una carta? Sono tutti qua quelli della security morti, tagliati a pezzi, felicissimi di esserlo. Security card, sei qua. Guarda questa persona senza testa. Guarda questa persona senza testa. Ora, io mi chiedo, quando incontri la prima persona senza testa, la seconda persona senza testa, la terza persona senza testa, vuoi incontrare quello che se le prende queste teste e se le porta? Qua c'è una radio, che ovviamente lui ignora, perché a chi serve una radio? E qua c'è questa bella... c'è l'entrata. Siamo vicini all'entrata con quei camion che molto probabilmente era la SWAT, che è entrata e è stata svuotata, ma veramente male. Questo tizio qua proprio mi fa cagare. Se lo spingessi e facessi finta di essere uno. Vediamo, questo ci prende. Io lo so che questo di qua tipo si sveglierà. È ubriaco. Non mi raccomando, I didn't notice that. Oh, ce n'è uno. Che cazzo devo fare? What do you see? Hey, ma è supposed to walk there? Devo camminare dritto là? And they're gonna fucking kill me. Who? This.
Chi mi ammazza? Chi mi ammazza? Chi? Io parlo con mia moglie, mi uccidono, chi? Babbo Natale! Questi sono pazzi normali? Io per il registro. Guarda che sono bravi pazzi, non mi vogliono uccidere. Cioè, questi pazzi non sono pazzi assassini. Qua lo so che mi faranno cagare in mano. Che cos'è questa musica? Sì, mia moglie mi dice andare là, con che caso non l'ho capito. Tieni, premuto F per aprire la porta. Io so che questa è qua, la aprirà la porta e SBAM! Ma questo gli hanno insegnato di aprire le porte piano. Che cos'è quella cosa là? Quello è morto. Sì, ma qua sto cazzo di sistema fa cagare proprio, eh? Per aprire le porte piano. Qua non c'è niente. Questo è morto. C'ha la carta, quella che ci serve. Ora scoppierà lo schifo. Questo è morto felice. L'elenco degli oggetti raccolti viene aggiornato nel tab su tab. Vediamo note, documenti, eccetera, eccetera. Devo fuggire da questo cazzo di posto. Ok, ragazzi, io direi che per oggi è tutto, perché non voglio tornare indietro. Là sembra che ci sia una batteria. Dove cazzo è come? No, voglio quella batteria. Sì, Can you jump? è da qua. Qua ci si può nascondere sotto il tavolo. Raccolta questa batteria, bellissimo. Ciao, amore. E stavo dicendo, I believe for today, that's all, no? Yeah. So long. Ok, ragazzi. Mi sono pure consultato con. Record a bit more. Wow. I think you should open the use the security card and that's all. Ok, ragazzi, volevo salutarvi, però mia moglie ha detto: ah, credo che tu debba usare la carta di sicurezza e poi chiuderla. Io lo so che qua ci sarà qualche cazzo di spavento di quelli tremendi. Non mi fido di questi neanche per il cazzo. Questo lo so che mi salterà proprio. Sono al c***o, lo sapevo! Ma va a fanculo! Ma va a cagare! Vai! Basta! Dove cazzo me ne devo andare? Così scazzo, I tell you what is scazzo. Mia moglie mi dice che cosa vuol dire cazzo, eh? Q ed E mi fa vedere, guardare alle spalle. E se mi giro? Questo di qua è sempre qua. Ok. Ragazzi. Entriamo qua e chiudiamo subito la porta e vaffanculo. Qua non c'è un mostro. E guardiamo un istante prima di chiudere. Cazzo, c'è il pulsante per. Mi posso nascondere. Ok. Ragazzi, credo che per oggi sia tutto. Grazie per aver visto questo episodio di merda. E alla prossima. Ciao.